Non so voi se è solo una mia impressione o se è così per tutti, ma io ero davvero decisamente convinto di giocare domani. Sarà perché oggi gioca la Serie A, ci sono l'Inter, il Milan, ci sono delle squadre che scendono in campo e quindi l'idea di avere la Juventus il giorno dopo era quasi scontata. Invece no, perché giochiamo di lunedì. Lunedì 15, quindi il giorno dopo Ferragosto, sarà un weekend abbastanza lungo. Io immagino che tanti di voi siano in ferie, io purtroppo. Come vedete, sono ancora a casa, quest'anno mi sono fatto soltanto qualche giorno saltellando al mare. Le mie ferie arriveranno in concomitanza del mondiale e non andiamo a giocare, quindi magari andrò qualche giorno in montagna dove non ci saranno notizie né per la Juve né per l'Italia. Sarà un momento tristissimo, ma ora concentriamoci sul momento davvero figo della stagione, e cioè l'inizio del campionato. Allora ragazzi, io credo di aver letto tantissimi commenti, anzi li ho letti tutti, ma credo di aver letto tantissimi commenti discordanti rispetto a quello che ho detto ieri nel mio pronostico della classifica di Serie A. Ma è giustissimo che sia così. C'è chi vede la Juventus assoluta favorita e protagonista per portare a casa lo scudetto, e c'è chi vede invece alcuni problemi strutturali che impediranno alla Juventus anche solo di lottare. Io l'ho detto, secondo me la Juve, la rosa per vincere lo scudetto ce l'ha. E ovviamente ora tocca a Massimiliano Allegri cercare di dare quel qualcosa in più. Il Milan è campione d'Italia in carica e per definizione è sempre stato così. Chi ha vinto il precedente campionato è il favorito sulla carta. L'Inter credo che abbia aggiunto e tolto veramente poco, come solo Perisic, anche se dire solo Perisic è un ossimoro perché l'anno scorso Perisic ha fatto una stagione incredibile, ma ha aggiunto uno come Lukaku. E Lukaku in Serie A lo sappiamo, la differenza la fa e come se la fa. A differenza di quanto non è accaduto l'anno scorso in Premier. Quindi mettere il Milan-Inter leggermente avanti, secondo me, è sacrosanto, ma sappiamo anche che la Juve ancora al calciomercato non l'ha concluso. È sempre il rischio, no? Di fare i video delle prediction prima della fine del calciomercato, ma per forza di cose bisogna farli anche prima dell'inizio del campionato. Quindi le due cose costano. Poi magari l'Inter l'ultimo giorno di mercato vende Skriniar perché è obbligato a farlo. Allora lì le gerarchie cambiano, anche se Inzaghi ha detto che il loro mercato in entrata e uscita è chiuso e stanno cercando soltanto un vice Ranocchia. È bello respirare quest'aria. Io davvero non vedo l'ora di vedere le prime partite della stagione per la Serie A. Tra l'altro alle 16 gioca pure il Manchester City, ma soprattutto stasera, ragazzi, giocano due partite che nulla hanno a che vedere né con la Premier League né appunto con la Juventus o la Serie A. Ma che no, con la Juventus sì, qualcosa a che fare ce l'hanno perché? Perché c'è il Barcellona che scende in campo al Camp Nou, prima partita stagionale con tutti i nuovi acquisti convocati per il momento, poi vedremo se potranno scendere in campo perché sapete che c'è questo problema legato alle liste ed è davvero clamoroso che il giorno stesso della partita non si sia ancora capito se il Barcellona potrà schierarli oppure no, per il momento sono convocati, quindi se sono convocati mi viene da dire che potranno giocare, ma aspettiamo perché il regolamento della Liga io sotto mano non ce l'ho, non me lo sono mai letto in vita mia. Vediamo cosa succede, ma tra questi convocati c'è pure un certo Memphis Depay che potrebbe avere l'ultima convocazione, potrebbe avere l'ultima presenza al Camp Nou, magari come giocatore, magari come titolare. Metti il caso che Lewandowski non può giocare perché non è tesserato, allora scende in campo Depay. Oppure, semplicemente, se giocherà Lewandowski o giocherà Aubameyang, magari Depay se la guarderà e poi arriverà magari alla Juventus la settimana prossima. Dico questi magari perché lascio sempre incertezza nel mercato, non voglio mai dare certezze, però Depay e la Juventus hanno parlato, dovrebbero aver raggiunto un accordo, sembra sulla base di 5 milioni più qualcosa di bonus. Il problema è sempre lì. Depay e il Barcellona stanno cercando di separarsi. Il Barcellona è pure disposto a lasciar partire Depay a parametro zero, ma sappiamo che Depay ha qualche stipendio arretrato e ancora un anno di contratto, e quindi qualcosina il Barcellona vorrebbe. Si sta lavorando lì. Qualcuno dice addirittura che la Juventus potrebbe mettere un paio di milioni di euro in mezzo come ringraziamento al Barcellona per poi tesserare Depay. Ci può stare come ragionamento per avere l'attaccante a disposizione il prima possibile. Domani, no, vedi, l'avevo detto all'inizio, domani, no, lunedì, lunedì, noi davanti rimaniamo un pelo in emergenza, vista la squalifica di Ken, e l'altra partita che si gioca stasera è Paris Saint-Germain-Montpellier.
E Paredes potrebbe scendere in campo anche in questa occasione. Poi io mi auguro che sia Paredes che Depay possano non giocare neanche un minuto di queste partite. Vorrei evitare qualsiasi tipo di infortunio, perché anche qui siamo avanti. La Juventus e Paredes hanno parlato, c'è l'accordo economico, quindi sulla base di 5 milioni di euro all'anno e per tutti e due i giocatori con decreto crescita. Per Depay si parla di biennale, forse triennale. Invece per Paredes si parla di accordo fino al 2026, quindi 4 anni di contratto per il giocatore. Vediamo poi se riusciremo a trovare l'incastro col Paris Saint-Germain. Io dico la mia tranquillamente, mi auguro che questo possa essere un prestito con diritto o con obbligo di riscatto, visto che l'accordo è fino al 2026, viene a dire più che altro un obbligo di riscatto, perché siamo così avanti che, però vediamo che cosa succede. E spero di non pagarlo nemmeno così tanto, perché i miei dubbi e le mie perplessità per quanto riguarda Paredes li ho già espressi in passato. Ho voglia di portarvi un contenuto, come al solito, di analisi del giocatore. Proverò a portarvelo magari già nella giornata di domani, dato che c'è un po' di calma, c'è la conferenza stampa di Allegri della vigilia, come al solito, in cui ci darà qualche indicazione tecnico-tattica riguardo alla squadra che scenderà in campo. Però devo anche dire la verità che inizio a capirlo il nome di Paredes in questo momento. Se prima era un ma, per me non aggiunge niente, rimango di questa filosofia, però avevo considerato la permanenza di Rovella, cosa che a quanto pare non si concretizzerà, eppure domani potrebbe, ce la faccio, lunedì potrebbe comunque, molto probabilmente sarà in panchina comunque con la Juve, e dovrebbe esserci pure McKennie, che dovrebbe essere recuperato. Quindi diciamo che inizia un po' ad aumentare il numero di giocatori a disposizione. Il rischio prima era di avere pochi centrocampisti e quindi passare a un 4-4-2, ora ritornare addirittura all'ipotesi 4-3-3 non la vedo così scandalosa, dipende probabilmente tutto da come sta McKennie, però ci può essere anche questa possibilità. Quindi vediamo un attimo che cosa deciderà di fare Massimiliano Allegri. Ad ogni modo, un giocatore come Paredes sicuramente davanti alla difesa manca, un giocatore con quelle caratteristiche lì, però io sono anche dell'idea che non sia necessario avere sempre il regista davanti alla difesa. Abbiamo visto negli anni che la figura del regista sia abbastanza evoluta, no? Abbiamo visto, per dire, l'ultima finale di Champions, abbiamo Thiago Alcantara e Modric, che sono due registi delle rispettive squadre, ma non giocano davanti alla difesa. Davanti alla difesa ci giocano Fabinho e Casemiro, due giocatori più muscolari, dei volanti veri e propri, dei giocatori che danno anche copertura alla difesa. Invece il regista è diventato magari una mezzala di costruzione. Quindi potrebbe essere questo il futuro della Juventus, perché, o magari l'evoluzione tattica di Zaccaria, chi lo sa, perché già quando abbiamo preso Zaccaria io mi ero fatto il viaggio di vederlo lì, perché comunque lui in Germania aveva giocato lì, poi Allegri l'ha visto come mezzala e quindi ha cambiato, perché bene o male Allegri ha sempre voluto un giocatore bravo con i piedi davanti alla difesa, eccezione fatta per quell'anno al Milan in cui ha giocato De Jong, Van Bommel al posto di Pirlo. È vero che Pirlo quell'anno lì, ragazzi, aveva avuto tanti problemi fisici, però in tutti gli altri anni di carriera di Massimiliano Allegri lì davanti abbiamo visto un calciatore abile a costruire il gioco con i piedi, un giocatore abile nella prima costruzione, che può anche abbassarsi in mezzo a due centrali alzando i due terzini e quindi impostando con la difesa 3, come abbiamo già visto fare tante volte con la salita alla Volpiana. Insomma, vediamo che cosa succede. Juve che in questo momento, io dico anche in questo momento, secondo me può provare a competere in Serie A. È ovvio che con gli acquisti di Depay e Paredes, e aggiungo io magari anche un altro difensore che possa essere un terzino, che possa essere un centrale mancino, che possa essere un giocatore che può fare tutte e due le cose, mentre cade un numero il compleanno lì dietro, probabilmente ci vuole. Vediamo se la Juve vorrà farlo. Il mercato non è completo, ma la stagione sta iniziando in ogni caso, e quindi semplicemente un grosso in bocca al lupo alla Juventus, che non gioca domani ma gioca lunedì, ma questo ormai è una guerra, una battaglia con me stesso.